Prenderanno il via lunedì 7 marzo in cattedrale i Quaresimali 2022 guidati dal vescovo Armando. Questo tempo di Quaresima ci invita a innalzare il nostro sguardo da noi stessi a Dio. Mercoledì 2 marzo si è tenuto il ritiro del clero presieduto dal vescovo con l'imposizione delle ceneri. Guerra in Ucraina, attivata la rete di aiuti alle popolazioni colpite. Martedì 1 marzo si è tenuto l'incontro di coordinamento al centro pastorale diocesano. I suoni delle pietre, è presentata la quarta stagione musicale della Cappella Musicale del Duomo di Fano. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Prenderanno il via lunedì 7 marzo dalle ore 21 alle ore 22 in cattedrale i quaresimali guidati dal vescovo Armando. Nel primo quaresimale il vescovo mediterà sulle donne sulla via del Calvario e sarà animato dalla Cappella Musicale del Duomo di Fano diretta dal maestro Stefano Baldelli. Filo conduttore del secondo quaresimale, lunedì 14 marzo, animato sempre dalla Cappella Musicale del Duomo di Fano, diretta dal maestro Stefano Baldelli, sarà l'unzione di Betania Maria e lo spreco dell'amore. Tema del terzo quaresimale, lunedì 21 marzo, animato dal coro diocesano, Giuda l'amato. Nel quarto quaresimale, lunedì 28 marzo, animato dal coro Jesus Spes dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, il vescovo Armando mediterà sull'amore ama l'altro anche nella sua capacità di tradire. L'ultimo quaresimale, lunedì 4 aprile, animato da docenti e allievi dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, sarà dedicato all'onnipotenza di Dio, morire per chi si ama. Come opera di misericordia, il vescovo propone il digiuno pagato per la sopravvivenza dei cristiani in Terra Santa. E rimaniamo sulla quaresima perché mercoledì 2 marzo, mercoledì delle ceneri, il vescovo Armando ha presieduto il ritiro del clero con il rito dell'imposizione delle ceneri. Le ceneri, ha sottolineato il vescovo, ci rimandano alla consapevolezza che senza la comunione con Dio tutto è destinato a ridursi in polvere. Le opere che abbiamo realizzato, le persone che abbiamo amato, tutto ciò che ci è apparso grande. Vediamo il servizio. La Chiesa definisce la Quaresima il segno sacramentale della nostra conversione. È un tempo privilegiato in cui la conversione indicata è resa più efficace dalla grazia di Dio. Un tempo in cui il cielo è più sensibile alle nostre preghiere, più prodigo nel distribuire i doni dello Spirito. Non sprechiamo dunque questa occasione. Lo ha detto il Vescovo mercoledì 2 marzo al ritiro del clero in cattedrale con il rito dell'imposizione delle ceneri. La conversione, ha proseguito il Vescovo, può avvenire davvero quando facciamo l'esperienza di qualcuno che ci ama. Si torna solo all'amore. Chi non fa l'esperienza che qualcuno lo ami non va perché noi andiamo soltanto da chi ci ama. Ecco, in questo senso profondo, la conversione è un'iniziativa di Dio. Se Lui chiama, noi siamo capaci di tornare, altrimenti no. Questo tempo di Quaresima, messo in evidenza il Vescovo, ci invita dunque a innalzare il nostro sguardo da noi stessi a Dio, a rivolgerci a Lui con tutto il cuore, a riscoprire che la nostra pace è lasciarsi abbracciare da Lui lasciarsi condurre e da Lui lasciarsi amare. Come può avvenire tale conversione? Il Vangelo appena letto ci propone tre vie maestre: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Carissimi, ha concluso il Vescovo rivolgendosi ai sacerdoti, nella mia e nostra vita è stata sempre presente la forza dell'incontro con persone, ragazzi, famiglie che hanno conosciuto il sapore amaro del limite oltrepassato della vita perduta. Solo partendo da chi è rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. L'incontro con Gesù chiede la conversione dello sguardo. Il testo integrale della riflessione del Vescovo è disponibile sul sito fanodiocesi.it. E cambiamo argomento, la diocesi è pronta ad attivare le opportune iniziative a sostegno delle persone colpite dalla guerra in Ucraina. La disponibilità è stata espressa martedì 1 marzo nell'incontro di coordinamento diocesano a cui hanno partecipato i vicari, gli uffici pastorali, le associazioni laicali e di volontariato presenti sul territorio. È stata istituita una cabina di regia guidata dalla Caritas diocesana in stretto contatto e in sinergia con la rete della Caritas italiana e della delegazione Caritas Marche, che si farà promotrice e coordinatrice delle varie azioni che saranno intraprese. Per quanto riguarda le attività di assistenza alle persone sfollate negli stati limitrofi all'Ucraina, attualmente il modo più efficace è la raccolta delle disponibilità di alloggi, indicando il numero di posti e tempo di accoglienza e di donazioni da parte di parrocchie, privati, enti, aziende e associazioni.
Le disponibilità ricordiamo che possono essere comunicate al numero 391 14 85 502 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure via mail a info@caritasfano.net. È possibile contribuire alla raccolta fondi utilizzando il conto corrente della Fondazione Caritas Fano esprimendo la causale Europa-Ucraina al IBAN che vedete in sovraimpressione. Si attendono inoltre dal governo tramite la prefettura indicazioni sullo status giuridico burocratico di eventuali profughi che dovessero giungere in Italia in modo da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e inclusione degli stessi nella rete sociale locale. La diocesi è disponibile a orientare e fornire informazioni a riguardo ed esprime la propria vicinanza alla comunità ucraina marchigiana. Ricordiamo inoltre che la comunità ucraina greco-cattolica si riunisce per la preghiera comunitaria tutti i sabati a Fano alle ore 14:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco in via 4 novembre 47. Invitiamo a pregare insieme, chi lo desidera può prendere contatti direttamente con la comunità stessa. Inoltre ulteriori comunicazioni saranno fornite in base all'evolversi degli eventi. Parliamo ora di musica sacra perché martedì 1 marzo nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone è stata presentata l'edizione 2022 dei Suoni delle Pietre, un cartellone di eventi pensato per raccogliere insieme le numerose attività e performance del coro della Cattedrale di Fano. A fianco del servizio liturgico sono inseriti in cartellone numerosi appuntamenti concertistici nella concomitanza di festività religiose, il concerto di Natale, il concerto Le musiche della Passione per la Settimana Santa, i Vespri d'organo in occasione della quarta domenica di Quaresima e il 15 agosto, tutti i Santi, la terza domenica di Avvento. Particolare rilevanza il concerto monografico dedicato a Giuseppe Ripini, maestro di cappella, un compositore di origine pesarese di fine Settecento, tenuto in gran conto all'epoca ma dimenticato nei secoli successivi, oggetto di nuovi studi per una sua riscoperta e presentazione al pubblico con un concerto con coro, solisti e orchestra nel mese di ottobre 2022. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.